A Suvignano, nella tenuta confiscata alla mafia e simbolo della lotta alla criminalità organizzata in Toscana, è stato inaugurato il percorso della legalità. Una passeggiata nella natura, collegata alla Via Francigena, che passa vicino alla tenuta e che attraverso 10 pannelli ne racconta la storia tra cultura civica e sostenibilità. Quest'anno la tenuta tra i comuni di Monteroni d'Arbio e Murlo ha celebrato il secondo anniversario da quando è tornata ufficialmente alla Regione Toscana dopo un iter durato oltre 30 anni. Il percorso della legalità è un sentiero accessibile anche alle famiglie e attraversa tutte le tappe della vicenda di Suvignano nel corso dei secoli. Per questo lo abbiamo chiamato percorso della legalità, perché è giusto venire qui a vedere come questo luogo meraviglioso, prezioso, che tutta l'umanità ci invidia, è giusto essere consapevoli che per tanto tempo è stato in mano alle mafie. Avere questa consapevolezza significa, fare il più possibile in modo che non riaccada. I pannelli lungo il percorso sono dotati anche di elementi tattili in braille per i non vedenti e di codici QR per l'approfondimento sul web. Si va dalla metà del 200 con i pellegrini fino alla confisca alla mafia, poi i giudici Falcone e Borsellino e l'impegno della Regione Toscana per promuovere la cultura della legalità. Non possiamo pensare come si faceva una volta e dire: ma tanto in Toscana la mafia non c'è. La mafia c'è dappertutto e se non si risponde in maniera decisa tutti insieme, il fenomeno si allarga. L'unico modo per combatterlo è farlo diventare una priorità.